Fermo un attimo, sa che spiego. Vedete, questo è il teschio che io ho comprato per fargli fare da babysitter a mio figlio quando cattonava. Per evitare che andava in una stanza dove non volevo che andasse, mettevo questo qua. Qui c'è un sensore di movimento davanti al teschio. Quindi lui cattonava, quando era alla vista, lo vedeva e io urlava e lui ritornava indietro. C'è il sensore di movimento. Allora praticamente l'ho preso per fargli fare da babysitter. Chiaramente no, e quindi cattonava molto più piano, eh. Sentiva sta cosa, si guardava al teschio e ritornava indietro. E quindi praticamente c'avevo un servizio di babysitter un po' magro. Fai piano piano. Chiaramente non passava così disinvolto. Passava con molta attenzione rispetto al teschio, perché comunque c'era molto paura del teschio, quindi tentava di sfuggire. Sì, guardavi il teschio, guarda, Alessia, tu lo guardavi con molto, prima ti fermavi a guardarlo, poi tentavi di andare avanti e tentavi di sfuggire, però sempre lo guardavi con attenzione, quindi ti spaventavi quando urlava. Piano piano facevi, piano piano, esatto. E poi quando urlava scappavi di corsa così, esatto. Perfetto ragazzi, quindi spero di avervi dato anche a voi un'idea per quando avete bambini o se avete già un bambino per riuscire ad avere un sensore che impedisce l'accesso e ormai è grande, chi lo ferma più?